Coach Mazzone ai nostri microfoni. Coach, intanto complimenti per la vittoria, una vittoria sicuramente importante, complimenti anche per la serie di vittorie che vi ha accompagnato a questo match. Immagino che il poco tempo che avevate a disposizione non sia stato semplice per preparare tutto quello che di solito fate. Qualche parola su questa partita, su questo momento della stagione che vi vede veramente impegnati quasi ogni giorno. Io direi che sicuro Moncalieri ha fatto una partita solida, ha fatto un ottimo primo tempo. Noi abbiamo iniziato una partita, primi 5-6 minuti bene, siamo andati dove cercavamo, poi ci siamo persi un po' di palle perse, si vedeva che la stanchezza sulle gambe davvero pesava. Abbiamo giocato appunto giovedì sera una partita del genere, chiaramente siamo partiti oggi, non è una scusante, ma è evidente che trovare il ritmo è molto difficile. Oggi mancava anche una giocatrice per noi molto importante, che è Fassina, che è una giocatrice che ci può dare una grande mano negli esterni, e ripeto, è una giocatrice, voglio dire, da nazionale, per noi ci può dare un grande aiuto. Purtroppo ha un problema e credo che per un po' non l'avremo, e quindi questo certo limita un po' le nostre armi. Moncalieri ha fatto una partita molto solida, poi nel secondo tempo abbiamo fatto, credo nel secondo tempo, 51 punti. Siamo stati più attenti nei rimbalzi, palle lunghe, difesa sui blocchi, difesa sui tagli, quindi abbiamo attaccato la zona nettamente meglio nel secondo tempo che nel primo, e quindi abbiamo portato via questa partita. Sì, è vero, veniamo da partite ogni due giorni, e siamo obiettivamente orgogliosi del lavoro che le ragazze stanno facendo. Una squadra così giovane, tra virgolette, no? Inesperta, ragazze come Courier, come Villa, la stessa Shepard che non ha mai giocato in Europa, Santucci non ci ha mai giocato, Kubai non ci ha mai giocato, e quindi trovare il ritmo per noi e avere questi risultati con una squadra, diciamo così, tra virgolette, ancora verde, perché deve ancora crescere molto, e siamo molto felici. Coach, ne approfitto per fare un'altra considerazione, perché magari riascolterà la telecronaca del match. Abbiamo proprio parlato della possibilità di creare una dinastia oro-granata. Realmente ci sono delle giocatrici che sono al loro inizio della carriera, Shepard è sicuramente una invece delle veterane, nonostante non abbia mai giocato in Europa, però se la Reyer riuscirà a mantenere questo nucleo, veramente si può sperare in un bellissimo futuro, un roseo futuro. Il nostro obiettivo è certamente stato quello. Credo che il lavoro della società, del presidente, del general manager, di tutti nella squadra, insieme allo staff, sia stato in una direzione di questo genere. Crediamo molto in questo, anche perché è evidente che nella pallacanestro europea in genere vediamo delle cifre, degli stipendi, delle cose che non sono nemmeno etiche rispetto al movimento, e quindi crediamo che sviluppare delle ragazze sia utile, speriamo di portarne il più possibile in nazionale. È ovvio che però che per far parte di un gruppo di questo genere, per far parte di una squadra che vuole vincere crescendo e migliorando, ci vuole grande attitudine e grande forza mentale, perché ci possono essere periodi in cui non giochi, periodi in cui giochi più, in giochi meno. È un po', diciamo, il tipo di mentalità che creano le grandi squadre nel femminile, tipo, non so, il Fenerbahce, oppure nel maschile Milano, Bologna stessa, no? Quindi devi avere questo tipo di abitudine. Quelle che vogliono sposare questo progetto di miglioramento, di crescita personale all'interno della squadra, dicendo una delle cose che dice sempre il mio proprietario, che la Reyer non è una squadra per soddisfazioni individuali, ma è una squadra per soddisfazioni di squadra, di gruppo. Quindi se le ragazze hanno questo tipo di obiettivo di essere felici di vittorie di gruppo, faranno parte di questo gruppo. Nel momento in cui l'obiettivo sia, no, l'obiettivo individuale, non è quello che noi stiamo cercando. Complimenti per la progettualità, in bocca al lupo per il futuro. Grazie davvero, grazie.